Cercatore di tunnel, buongiorno, puntata numero 10. Eccoci qui, come promesso, dopo 2 settimane a mostrare la prossima direzione, quella scelta dalla maggioranza di voi, al bivio numero 7. Come detto nell'ultimo video, ero molto curioso di sapere come vi sareste divisi al bivio numero 7, quale scelte avreste effettuato. Sì, d'accordo, nessuno ci è cascato, so benissimo dove mi trovo e riesco sempre a trovare la strada per tornare a casa. Vero fratello? All'interno di questa puntata numero 10 ci sarà, oltre alla presentazione della direzione scelta, anche un piccolo spazio curiosità. Non perdiamo altro tempo, il tunnel è vicino. Sigla! Bivio numero 7, la direzione destra ha ricevuto una preferenza, 2 preferenze sono andate invece alla direzione dritto. La maggioranza di voi però ha scelto la direzione sinistra, che è quella che in questa puntata numero 10 vi presenterò. Come dicevo nel video numero 9, la strada scende leggermente. Questo mi ricorda un detto montanaro, quando si andava in montagna, quando ero giovane, quando quegli anziani, dai 40 anni in su, perché quando si è piccoli tutte le persone adulte sono anziane, e le persone anziane dicevano: Luca, ricordati, dopo una salita c'è sempre una discesa. La strada continua a scendere, stiamo passando un'altra zona in cui gli alberi sono stati recintati per proteggerli. Quello che vedo è una strada statale là in fondo, dei campi che per il momento non sono ancora seminati, non sono ancora coltivati. Dei tronchi tagliati, come vi dicevo, qui sono prevalentemente querce quelle che sto vedendo. Proseguo su questa strada che adesso svolta a sinistra. Ci sono 2 scoiattoli che stanno giocando sull'albero. Si sono fermati in questo momento perché mi hanno visto, mi hanno sentito arrivare. Sono 2 scoiattoli di colore rossiccio, la tipica coda batuffolosa, direi io. Salutiamo Cip e Ciop e andiamo avanti sulla nostra strada. Qui il bosco è abbastanza aperto. Devo trovare qualcuno che mi spieghi il significato di questi alberi che ogni tanto, se ricordate anche in altri video, ci sono questi alberi che spuntano e che non vengono tagliati in mezzo. Qui direi che è un querceto. Saranno alti. Sì, 15-20 metri, così a spanna. Questo è il punto ideale per raccontarvi di un articolo di giornale che qualche tempo fa ho trovato e che ritengo interessante riportarvi in questo video. Questo articolo che ho letto parla di alberi, parla di tronchi, parla di vendita d'asta. In questo articolo viene raccontato di una fiera organizzata in una cittadina qui vicino nel mese di novembre 2020. In questa fiera sono stati messi all'asta 470 metri cubi dei migliori tronchi della provincia. Quali tronchi venivano messi all'asta? Venivano messi all'asta tronchi di querce, venivano messi all'asta tronchi di olmi, di noci, di aceri, di peri anche. In questo articolo viene detto come i proprietari dei boschi qui della provincia possono ritenersi alquanto orgogliosi perché l'offerta migliore è stata ricevuta da un tronco
proveniente da questa provincia, la provincia di Dillingen, che è una cittadina a 7 km dal punto in cui mi trovo. Il valore di una quercia, che si sa è abbastanza pregiata, può raggiungere anche cifre abbastanza importanti. Come viene misurato però il legno? Il legno messo in vendita in questa mostra di tronchi viene misurato in metri cubi, 100 cm di altezza, di larghezza e di lunghezza, a cui viene dato un prezzo, o per meglio dire un'offerta, viene fatta un'offerta. In questa fiera vengono venduti però anche tronchi interi. La quercia ha fatto la sua parte sia nei tronchi tagliati a pezzi che in quelli lasciati interi. Nella categoria dei tronchi già preparati a una certa misura, questa quercia ha ricevuto un prezzo di 1380 euro per metro cubo. Nella categoria invece dei tronchi lasciati interi, anche lì la quercia ha avuto una grande prestazione. 5 metri cubi di quercia sono stati venduti all'asta, il miglior offerente ha offerto circa 4.800 euro. La quercia, dov'è che viene utilizzata la quercia? La quercia viene utilizzata per la costruzione di mobili, viene utilizzata nella produzione dei pavimenti per le case, ma anche nel settore del vino la quercia viene utilizzata per la costruzione dei tini che poi andranno a contenere il vino che andrà a maturare. Ecco che allora uno dei tronchi che ho alle spalle in questo momento potrebbe diventare il protagonista delle prossime edizioni di questa fiera che ogni anno viene organizzata. Questa mi sembrava una piccola notizia rilevante da potervi presentare in uno dei miei video. Continuiamo a scoprire dove ci porta la strada su cui sto camminando. Profumo di legno qui, profumo di legno. Uno, due, tre, quattro, diciannove, venti, ventuno. 21 metri più o meno di lunghezza per questi tronchi. Non ci sono andato molto distante. Siamo già arrivati al prossimo bivio, eccolo qui, bivio numero 8, bivio numero 8 e qui vi voglio, vi presento subito le quattro opzioni. A destra, dritto destra, dritto sinistra oppure sinistra. A voi la scelta. Check the mic and make sure it sound right, boys. Appuntamento fra due settimane con il video bonus che riassume le scelte da voi effettuate. All'interno del video bonus mi raccomando, non perdete l'occasione di partecipare al prossimo contest. Parla di vendita d'asta.